consiglieri del PD Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Dino Pepe hanno presentato questa mattina alla stampa la risoluzione da discutere in Consiglio regionale che propone una serie di misure economiche e sanitarie a sostegno dei comuni della zona rossa regionale. In particolare, con la risoluzione si chiede l'impegno della Giunta regionale a garantire il ristoro delle somme spese per realizzare tutte le misure di contenimento durante la vigenza dei provvedimenti di zona rossa, al netto delle risorse percepite da parte della Protezione Civile Nazionale e comunque per intero e con priorità rispetto a eventuali rimborsi concessi agli altri comuni abruzzesi. Il consigliere Blasioli spiega così l'iniziativa del centrosinistra. Chiediamo che non si perda per queste zone l'ennesima occasione, perché riteniamo che si sia persa quella sanitaria, visto e considerato che i tamponi per tutti promessi dal Presidente Marsiglio non sono assolutamente arrivati. Chiediamo adesso che si aiutino le imprese, le famiglie, le partite IVA, gli imprenditori agricoli di queste zone a ripartire con un aiuto privilegiato rispetto agli altri comuni per quello che le zone rosse hanno naturalmente sofferto. Chiediamo anche che questa risoluzione sia armonizzata con il progetto di legge che verrà discusso in Regione, in Consiglio regionale il 19 di maggio e con le misure eventualmente contenute nel decreto statale. È un impegno che come consiglieri del centrosinistra portiamo avanti dopo aver interloquito assiduamente con tutti gli amministratori della Valfino, dell'area Vestina e di Caldari di Ortona. E quindi è un impegno condiviso con tutti loro per ripartire dalle piccole e medie imprese con la liquidità necessaria per poter ricominciare dopo il lockdown, naturalmente con gli imprenditori agricoli, con le partite IVA, con le famiglie, e assieme a questo chiediamo che si recuperino i tamponi in queste zone e si recuperino soprattutto i test serologici che aiutino a capire quanta parte di quella popolazione dell'area Vestina, della Valfino e di Caldari di Ortona sia stata in realtà toccata da questo virus.